Il comune di Badolato rischia un eventuale secondo dissesto economico-finanziario? Ci sono eventualmente i presupposti per evitarlo? Le valutazioni del sindaco Parretta. Vista la grave situazione finanziaria dell'ente, amministratori e cittadini si chiedono c'è il rischio di un secondo dissesto economico-finanziario? Ci sono presupposti per evitarlo? Sicuramente la domanda potrà avere una risposta soltanto dopo l'intenso lavoro sulla ricognizione dei debiti dell'ente, che da anni vede impegnato il commissario liquidatore Giuseppe Belpanno, nominato dal prefetto di Catanzaro. Il sindaco Nicola Parretta, dopo il suo insediamento, preoccupato dalla gravissima situazione finanziaria, ha inviato una lettera al commissario, al presidente dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico, al responsabile dell'area finanziaria del comune di Badolato, al responsabile dell'area finanziaria dell'Unione dei Comuni e per conoscenza anche al prefetto di Catanzaro. La missiva del sindaco Parretta aveva come oggetto la ricognizione dei debiti, dei crediti e delle masse passive non soddisfatte dal piano di risanamento avviato dopo la dichiarazione di dissesto economico che risale al 2017. Entrando nel merito della situazione finanziaria, ha precisato Parretta, sin dall'insediamento della nuova amministrazione ad oggi, si sono rilevate masse debitorie di elevata e preoccupante entità che condizionano l'equilibrio di bilancio. Sulla situazione finanziaria, il commissario liquidatore del comune di Badolato, Giuseppe Belpanno, insediatosi dopo la dichiarazione del primo dissesto nel 2017, da anni è impegnato a chiudere le vertenze dei creditori per chiudere il rendiconto che successivamente dovrà essere inviato al Ministero degli Interni. Un'operazione questa di non facile soluzione, considerando che la maggioranza dei creditori non hanno accettato la transizione. Da indiscrezioni sembra che l'estinzione della massa passiva si aggira su circa 10 milioni di euro. In questo contesto c'è da evidenziare che l'Unione dei Comuni del Versante Ionico di Isca incontra notevole difficoltà a recuperare i tributi da parte dei cittadini che sono morosi. La somma da recuperare si aggira sui 3 milioni di euro. Il sindaco Parretta e la sua amministrazione sono fortemente impegnati ad evitare un secondo dissesto e sono in attesa di avere tutta la documentazione relativa ai debiti e crediti dell'ente.